Allora, farina, che sono un po' eccitata. Mamma mia, come sono eccitata. Per giratoli, sai? Ciao, questo è Giacomo del futuro. Giacomo che ha già visto questo video. C'è un problema enorme. Questo video ti farà venire una fame incredibile. Poi vorrai uscire e mangiare una pizza e scoprirai che non è come quella che vedi nel video, perché è molto difficile, a meno che tu non viva in un posto dove fanno la pizza napoletana. Però puoi guardare tutto il video e imparare come farla. Oppure in descrizione c'è, per chi non ha voglia di vederlo tutto e perdersi, quanto è bello vedere un vero nerd della pizza che ama quello che fa. Ti consiglio di guardarlo, però se non vuoi, in descrizione c'è passo passo le cose più importanti da fare. Comunque ecco il video, ciao. Un po' di tempo fa con Otto abbiamo fatto una ricetta, la carbonara, e abbiamo inventato un po' così su due piedi una cucina. Adesso abbiamo deciso di fare un set cucina, che è questo, ed è bellissimo, grazie a Marcario che è lì dietro. Vieni un attimo qua, l'ha fatta questo signorino qua. Salve. Big Rocket Project. Salve. E ci potete vedere come l'ha fatta anche nel tuo canale. Sì, trovate una playlist. Che non esagerare adesso, siamo. Ok. E praticamente per inaugurarla, ho detto come inaugurarla? Inauguriamola facendo una pizza. E siccome io conosco una persona che oltre a essere un collega maker, dice di saper fare molto bene la pizza, è venuto qua oggi e faremo la pizza. Matley! Hai detto bene. Dice di saper fare la pizza. Dice di saper fare la pizza, io voglio testare questa cosa. E guarda, studio questa arte, perché secondo me è un'arte, è da una... diversi anni, e quindi oggi farò quello che ho imparato. Hai la presunzione di dire che la pizza migliora il mondo? Nessuno. Ah, la mia assolutamente no. Però è così puntiglioso che voleva addirittura il suo spianatoio, le sue cose che abbiamo. Portiamole dentro, dai. Di che cosa è fatto questo spianatoio? Lo mettiamo qua sopra o al posto di questo? Ma cos'è? Nylon? Non mi ricordo più se ha un altro nome tecnico. Comunque è adatto al contatto con il cibi. E lo puoi lavorare come legno, un po' più duro ovviamente, però non ha difficoltà ad essere lavorato. Ed è sotto sopra. Ah, è Corian. Ecco, Corian. Mi pareva che non era proprio il nome. È costato un milione di euro un pezzo così. Non lo so, l'ho preso su eBay. L'hai anche un po' fresato tu, era già così? L'ho fresato io. Va che sono proprio contento di questo set, è quasi finito, perché in realtà manca tutta la parte sotto che non siamo riusciti per la nostra star. Ma... ci scuserai, sotto è un po' così. Guarda, quando abbiamo un piano orizzontale e il fornetto... Che è la prima volta che uso tra l'altro quel fornetto lì, sai? Quella è la principale roba per fare la pizza buona, secondo te? Conoscere le farine che si utilizzano. E adesso, senza entrare nei tecnicismi, si dovrebbe conoscere il W della farina, che sarebbe la sua forza. Perché alcune farine sono con un W più debole, quindi adatte ad una lievitazione più corta. Altre con un W più alto, quindi adatte ad una lievitazione più lunga, oppure ad una idratazione più alta. E quando tu conosci le farine che vuoi utilizzare, sai gestire l'impasto. Per conoscerle, cioè basterebbe copiare quello che stai facendo tu o in base ad altri fattori? No, perché poi varia anche dalla temperatura, dall'umidità che c'è. Però dai, ci si parte con una. Io dico per sempre che parti un con una ricetta. Ok. E poi ti migliori da quella. Cioè io ad esempio sono anni che provo sempre la stessa ricetta, okay, cercando di migliorarla, quando potrei iniziare a fare la pizza in teglia. Sì, quella. Sì, sì. Continuo a fare la napoletana, certo. Al massimo mi azzardo a fare la ruota di carro, che è lo stesso impasto ma steso un po' più ampiamente. E io mi sono fissato, perché è una fissazione, okay, il fatto di utilizzare questa, quando magari ci sono farine più particolari, più buone, più semplici. Su questa ci sento il gusto della pizza che ho mangiato assieme a te a Napoli. Che spettacolo. Mi ricordo, con te ho mangiato la prima pizza fritta a Napoli. Ah, perché sì, quando l'ho vista ho detto è impossibile finirla. Poi cioè, vabbè, ho già troppa fame, non ne parliamo. Ok, quindi le prime robe. Allora, farina, che qui per comodità mia, fissazione, farò un mini mix tra una farina forte e una un po' più debole. Lievito, acqua e sale. Perfetto, basta. Dovremmo avere. Facciamo tutto. Un impasto per due pizze. 65% di idratazione significa che l'acqua sarà il 65% sulla ricetta totale. Okay. Lievito proprio. Minimo possibile. Minimo. Per questa ricetta sono 0,12 grammi. Che non avendo un bilancino quindi faremo bisognerà... ad occhio. No, ma ce lo troviamo, credo. Un bilancino. Non è. Mi non guidi, è... maestro. Assolutamente. Anche perché l'impasto. Sono quattro ingredienti semplici. Sì. Tu sbagli a mettere l'acqua o la farina nel momento sbagliato e non riesci a creare la maglia glutinica. Io stesso ancora adesso, ieri pensavo di dover buttare
Ma va. L'impasto che stavo preparando. Perché poi sono fissato che se non viene come vengo, come voglio io, poi l'ho salvato. Ok, meno male. Serve subito la... Eccola lì. Iper Pro. Sì, è quella che usiamo per le resine, ma... Nel senso, usiamo un... facciamo la tara con qualcos'altro. Basta non usare gli stessi barattoli. Esatto. Possiamo usare questo? Sì, sì, l'ho preso. Qua c'è il lievito. Lievito esatto. Fresco. Lievito fresco di birra utilizzo io. Okay. Se si volesse utilizzare il lievito secco, deve essere un terzo rispetto alla quantità che usiamo qua. Ancora meno. Quindi su 0,12 grammi di questo, fai te i conti. Aspetta che c'è il piedino storto qua. Io sono diventato criticissimo sulla ricetta della pizza, soprattutto su quei video in cui vedo che la pizza, per farla col cornicione, devi usare la bustina di lievito. Calcola che la bustina sono 7 grammi e dovrebbe essere nella ricetta un terzo di quello che uso io. Pazzesco. Io per 15 pizze piccoline ho fatto 2 grammi di lievito. Vuol dire che 7, 14, 21, per 21 grammi di lievito era un impasto per 5, 50 pizze. Abbiamo un problema che si continua, non so cosa sta succedendo, non so perché sta continuando a fare così. Abbiamo un problema con la nostra bilancia che adesso sul legno funziona, sembra. Chi sa dirci come mai sul ferro non funzionava, vince una pizza fatta da Maple. Da me. Variazione di altezza praticamente ti dà la corrente, cioè misura la corrente e quella poi l'input ti dice il peso convertito. Forse abbiamo parlato troppo presto? Quindi, sì, quindi... Sto zitto. Sì, tanto il problema è costante. Ma che cazzo. Ora, non ti sbilanciare. In questo caso si dice zio Billy, se non sbaglio. Io sì, cioè ormai i 2 grammi sono abituato a farli ad occhio. Lo 0,2, divido quei 2 grammi. La bilancia non vuole collaborare, quindi tu hai detto che lo riesci a fare a occhio. E... Sì, il lievito sì, la farina magari un po' meno. Vediamo se un chilo lo piglia. Sì, dai, i 24 sono di carta. Quindi cioè, anche se continua a muoversi, almeno per la farina mi va. Per le misure grandi riusciamo, dai. Ormai faccio come fossi a casa mia. Sei a casa tua, l'ho fatto per te. Dopo che te ne vai, questo set lo demoliamo. Lo sapevi, Marcario? Ok. Perfetto. Posso dire che sono un po' eccitato, Mario? Ho già fame nonostante abbia mangiato da mezz'ora. 2,90. Questo l'hai fresato tu qui o? Sì, 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 perché poi si andava a posizionare sul mio banchetto per fare la pizza. Ah, per quello che non arriva fino alla fine. CNC o a mano? A mano, a mano. 144 grammi d'acqua. 144 grammi di acqua. Nella ricetta fatta a mano parto dall'acqua. Ok. Sull'impastatrice faccio il contrario. Okay. Per evitare grumi e roba del bravissimo genere. Okay. Quindi qua abbiamo fatto questa, adesso faccio un mix tra 214 220 di farina. Di farina questa qua blu classica? Sì, la blu diciamo è la classica. E poi giù di rossa. Perché faccio il mix? Perché ancora non ho imparato a gestire bene la farina un po' più debole. Dai, 218-220 grammi. 90 di blu e il resto rossa. Ora, lievito. Tra lievito, 0,2 grammi praticamente. Eccoli qua. Anzi, penso sia anche 0,4. Esageriamo. Sciolgo nell'acqua. Ok. Ok. Quindi, adesso abbiamo l'acqua, abbiamo la farina, l'acqua col lievito, iniziamo a versare un po' di farina a pioggia. Ah, guarda che ho il cicchi 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 per la farina, se lo vuoi. Cioè? Hai il cicchi 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 cicchi? No. Te lo faccio vedere, non so il suo nome, quello il setaccia farina, tipo. Non mi serve. Ok. Ti dico, qua vado a pioggia, scenderà qualche grumo, ma poi, visto che c'è tanta... carino... Fa cicchi cicchi cicchi. Cerco di rompere i grumi all'inizio, okay. Per quello parto dall'acqua, al contrario. Giusto. Rispetto all'impastatrice. Un po' come si fa col cemento, tra l'altro. Sì, ma ti dico la verità, il cemento ne ho fatto ben poco. Okay. Un po' con mio suocero quando abbiamo fatto tutte le ristrutturazioni di casa. Ah, mi ricordo che quando l'ho fatto ho messo l'acqua nel cemento, mi ha creato un sacco di grumi, eccetera. Se fai il contrario è meglio. Magari un impresario edile è bravo quanto... Esatto. Grazie.
Pensa che amo talmente tanto questo, questo piatto che no, durante il lockdown abbiamo chiesto una pizza da asporto perché ancora non ero organizzato da trovare il lievito o farmelo. Sti qua si erano inventati il giorno prima di fare le consegne da asporto. E io dico, vuoi fare la consegna da asporto? Organizzati con un minimo. Cioè, se il sedile è così, mettiti qualcosa da mantenere la pizza orizzontale. Sembrerebbe il minimo. E allora mi sono detto, quando è arrivata la pizza con tutto il condimento fuori, quasi fuori dalla scatola, mi sono detto, guarda, quando mi verrà bene la pizza, gliela porto, gliela porto e gli dico, vi ho portato una pizza. L'hai fatto poi? Non ancora, perché ancora sono talmente pignolo su questo... Cioè, già il mio standard potrei portargliela e dirgli, guardate, ecco una pizza visto che non l'avete mai vista. Scusate la modestia, però scusa. No, ci sta. Ma quando eravamo a Napoli eri già un conoscitore dell'arte? O... Sì, non avevo gli strumenti come sono fissato adesso, cioè avevo un fornetto elettrico modificato per cercare di arrivare a 350 gradi almeno, però... Quello lì piccolino da singola pizza. Esatto, che si modificato che... Che le gambe fanno perché si stanno fondendo, però vedi adesso abbiamo una pastella praticamente. Okay. Ora tutta la farina che aggiungo va ad unirsi alla pastella senza far più il grumo vero e proprio. Ti dico, non serve, cioè l'hai mixata lì quel mix o no? No. Non l'ho mixata perché bene o male quando vado giù a pioggia si mixa lui. Ma tecnicamente andrebbe un po' mescolata, soprattutto se fai grossi quantitativi. La regola è più o meno 100 grammi per pizza di impasto? No, o di farina. L'impasto della napoletana sarebbe 250 grammi di media. Ah, okay. Poi c'è chi la fa a 280, chi la fa addirittura a 300 grammi di impasto. Sì, sono anche sicuramente più grandi di quello che possiamo fare. Sì, a seconda anche dello stile, perché magari la ruota di carro ci vuole un po' di impasto in più. Su un forno come questo, io ho detto, è simile a quello elettrico che avevo a casa, faccio un impasto da 180 grammi. Ci sta. Ecco, adesso vedi che si è formato un impasto. Sì. Quindi adesso vado ad amalgamare tutta la farina successiva dall'alto verso il basso. Ok, quindi la prendi da sotto e la metti sopra? No, al contrario. Ho proprio detto il contrario, sì. Dal basso verso l'alto. Allora, ci manca ancora un po' di farina che andrà messa dopo col sale, immagino, o no? E prima mettiamo il sale, okay. Inizia a dargli tenacia. Vediamo un po' quanto è... Posso toccare? Sì, sì, sì. Faccio dei problemi, delle cose brutte? Sì. Assolutamente okay. Nulla. E quindi questa è la consistenza che finora abbiamo ottenuto. Ok. Io ho già fame adesso, non è bella, ma ho già voglia di mangiarla così. Adesso non attrae tantissimo. A me sì. Faccio fatica a parlare. Come li metto 7 grammi? Prendiamo un cosino. Un altro? Perfetto. Questo è quello che gli ho dato per l'ipertensione. Può darsi. Se no c'è quell'altro, sia quello normale. Basta che non sia zucchero. Ah, ho sentito dall'odore se sale o zucchero. Questo cioè, indica proprio la maestria. Sale o zucchero? Ho provato a sentirlo. Non mi sembrava educato a mettere il dito, ecco. Questo arriverà, vuol dirmi che quello è solo un grammo. Adesso arriva 24, eccoli là, 7 grammi. 7 grammi a pioggia. Sempre. Esatto. E tecnicamente posso già iniziare ad impastare a mano. Ok. Anche se ti confesso che è una cosa che detesto. Sì? Sì, perché poi l'impasto magari appiccica ancora. Posso metterci un po' di farina che manca. Vuoi che pioggerello io? Vai. Tutta o...? No, tienila un po' che il resto la mettiamo qua. Quindi poi la lievitazione sarà di almeno 20 ore. Almeno 20 ore o di 20 ore? Almeno, perché poi devi gestirti anche in base alla giornata. Cioè il giorno dopo sai che l'impasto deve lievitare 8 ore. 8 ore le passerà in frigo. A meno che tu non abbia visto che la ricetta migliore ti viene con quegli orari, a quelle temperature. C'è un limite in cui è troppo o più aspetti sempre? Dipende dalla farina. In questo caso, avendo fatto un mix con una farina forte, volendo possiamo arrivare anche 28-30 ore di lievitazione, perché c'è la farina forte. Con quella più debole piuttosto la tengo più ore in frigo e la lievitazione fuori dal frigo gliela faccio fare per poco tempo. È vero, la temperatura, cioè cosa fai? Inizi nel frigo e poi la tiri fuori. E poi ci sono anche tipo dei forni che hanno la funzione lievitazione, che fa delle robe, esatto. Sai nulla di quella cosa lì? Sì, dipende sempre dalla ricetta, cioè come vuoi perfezionare la tua ricetta. Vuoi che la parte di lievitazione
sia sempre a quella temperatura lì. Ovviamente in estate dovrà raffreddare, perché magari fuori ci sono 27 gradi, e tu tieni la cella di lievitazione a 23, 22, ed inverno dovrà riscaldare. Ho capito. Bene, ora mettimi la farina sulla spianatoia. Spolverizzo, esatto. Già ce la portiamo a noi magari. Sì, meglio. E completo l'impasto. Questo qua possono... Per ora ci fa da porta mestolo, vai. Ha coperto tutta la Liguria. Benissimo. A ecco parte qua. Su internet, questa è la tua prima pizza on camera. Ah, assolutamente sì. Sappi che tanti di quelli che seguono il mio canale l'aspettano grande da una vita, perché ovviamente gli faccio il gola con le storie su Instagram e poi... Ero uno di quelli e oggi saprò com'è e darò il giudice. Non avrò peli sulla lingua, sappilo. Guarda, io voglio perché sono io stesso, come si dice, severo con il mio risultato. E quindi probabilmente magari tu mi dirai, Matteo, buona, e magari io ti dirò, vediamo. Io solo ho quella paura lì di non riuscire poi più a mangiarla. Anche perché io so già che poi, cioè già come ti vedo farla adesso, poi lavorerò. Questa manovra, poi l'avrò fare anche io. È quella che solitamente si utilizza per fare la pagnotta. Ok. Un globi aria tipo, o è solo per qua dare qua è tua, per chiudere. Per fare il figo e basta. No, qua era per farti vedere il movimento, però io devo assorbire tutta la farina che c'è in giro per la spianatoia. Perché c'è qualche tecnica anche lì, nel senso tu vuoi che inglobare aria. Esatto. Tipo. Okay. Se tu ti vai a vedere la stories di ieri in cui facevo l'impasto. L'ho visto? Lo facevi al contrario però. Esatto, facevo okay. Con il peso, sì, tac. Sì. Se, trucchetto che ho imparato, se l'impasto non viene ancora, come in questo caso, setoso, okay, come dovrebbe essere, si lascia riposare un po', coperto da un panno, quarto d'ora, 10 minuti, e poi si ricomincia a fare delle pieghe di rinforzo. Però in questo caso va bene. Per il nostro esperimento sì, diciamo che fare un impasto per due pizze non è semplicissimo, però è venuto un bel impasto. Bene. Ok, eccolo qua. Non è esteticamente bella perché un impasto per due pizze fai fatica a manovrarlo, però non deve essere bella ma deve essere buona, almeno per me. La pizza sembra una mozzarella. Esatto. È strano, un cortocircuito. In realtà ancora di più sarebbe dopo. Sì. Perché adesso l'impasto va lasciato riposare per un quarto d'ora, a seconda, se non è setoso si lascia riposare, poi si toglie il coperchio, il panno, quello che si è messo, gli si danno due pieghe di rinforzo, cioè quelle che ho appena fatto, e poi io lo metto in frigo. Ok. A maturare, quindi a lievitare in modo più lento. In frigo così com'è, coperto chiuso? Con, praticamente in questa qui. Con uno straccio? Con una stagnola, una pellicola trasparente, okay. Chiuso. In modo che comunque non entri umidità, aria, quello che è. Il giorno dopo, attorno a pranzo, se ho impastato il giorno prima, la sera, tiro fuori l'impasto e lascio portare l'impasto a temperatura ambiente. Una volta che è a temperatura ambiente, è il momento di fare le palline. Ora dovremo attendere fino a domani. Ok. Allora, però noi che siamo organizzatissimi, tu l'hai già fatta ieri a casa. Però esatto, comunque stesso procedimento, stesso tutto. Stesso mix di farine. Il che mi piace ancora di più, perché non solo mangeremo la pizza questa sera, ma anche domani, perché questa qua non la mettiamo. Quindi è il momento di tirare fuori quella. Esatto, possiamo mettere via questa se vuoi. Vai. Tecnicamente. Qua ne abbiamo fatta un po' di più, come si vede. Comunque mi confermi che è tutto identico a quella che hai fatto. Assolutamente. Okay. Anche perché non vorrei sentirmi insulti per aver fatto qualcosa di diverso da. Non da te, da quelli nei commenti. Sì, sì. Purtroppo è lievitata bene. Secondo me bene. Quando si parla di pizza, però qualche insulto arriverà sempre. Ai ai ai. Questa è la struttura. Mamma mia, che profumo. Mi sa che questa non riusciamo a riusarla. No, questa no. Si mixa con quella vecchia. Vai, cioè quella. Via. Si salva comunque quello. Il gusto che c'ha sto pomodoro è la fine del mondo. Ci faccio subito una foto, a parte che le facciamo. La fiammante. E non si trova se non hai degli spacciatori di la fiammante? Io lo prendo su Amazon. Ah, ok.
Allora faccio proprio che ordinarlo al volo, link in descrizione. Ecco. Allora, ricapitolando un attimo, noi adesso siamo allo stesso punto in cui siamo con quella piccola che però ha già lievitato, diciamo, per 20 ore. Questo è l'impasto che abbiamo visto finora che è lievitato. Vero, perché? Okay. Durante la maturazione in frigo magari lievita pochissimo, okay. La maturazione c'è ma è rallentata, quando arriva a temperatura ambiente inizia, okay, a gonfiarsi nel momento in cui si sta portando a temperatura ambiente, e questo è il risultato. Adesso si disferà un po', perché magari non ho ancora raggiunto la tecnica, okay, precisa, sì, sì, per far sì che l'impasto mantenga una struttura compatta, o forse perché è sconsigliato il vetro, me lo diranno gli esperti sotto, okay, nei commenti. Cioè praticamente la problematica potrebbe essere che perdi un po' di aria che si è inglobata, o... In realtà la struttura ce l'ha, e staccarsi si stacca, non va mai a distruggersi, okay, almeno quello che faccio a casa. Okay, okay. Quindi tu l'hai tenuta in frigo tipo fino a stamattina, poi sei partito? E sono partito tenendola con le ghiaccette nel sacchetto, quello da freezer, okay, quindi è rimasto fresco e ho rallentato la parte di, okay, arrivo a una temperatura ambiente. Abbiamo la nostra bilancia, una spatola per dividere i panetti, possiamo procedere. Via. Per comodità mia personale, un po' di farinella. Farino in piano, tac, meglio così. Ma senti che profumo che ha, cioè comunque sia, se una cosa cruda già ti fa venire voglia di mangiarla, secondo me non può essere che buonissima. Cioè non ha un buon profumo già adesso? Sì, 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 sì. Mamma mia. Stacco il bordo iniziale e giù, vado? Vai. Guarda qui, si stacca. Tac. Bellissimo. Vedi che in realtà si è staccato tutto? Perfetto. Quindi potrei anche vantarmi, ma non lo faccio perché... Fallo! Come ti ho detto, no, non so se... Non sai ancora come andrà. Esatto. Io però un vantamento a metà dell'opera lo farei. Vantati. No. No. Cerco di... Vedi aria che ha già all'interno? Sì. Cerco di ricomporlo un po' perché comunque non sarebbe, vedi che io ci trovo i difetti, non dovrebbe appiccicare. Quindi non ho un impasto perfetto. Ok. Quindi mi devo far aiutare da un po' di farina. Ah, ok, quindi questo, cioè il fatto che usi la farina un pochino adesso potrebbe essere migliore ancora e non appiccicarsi, uscire da lì e non essere appiccicosa per niente. Esatto. Quello è il traguardo in cui mi vanterei. Ok. Però l'impasto qua, aria ne ha, tara, ecco, vediamo quanto siamo qua. Quant'è che ho detto che faccio le palline? 182? Ho detto che le facevo a 180, o 180. 180, questo è 182? Mamma mia, questa è maestria. È la prima, poi gli altri. Non filmiamole. Vedi che appiccica. Tecnicamente non dovrebbe appiccicare, ma è semplicemente capire come gestire bene idratazione, temperatura ambientale, diciamo che e tempi non di lievitazione. Non è neanche facilitatissimo dal viaggio. Esatto. Comunque è stata in macchina. Tutto. 190 grammi, la facciamo buona. Un altro modo per non far sì che la farina ti attacchi nelle mani, bagnare le mani con l'acqua. Veramente? No, non la farina, l'impasto. Sì. Adesso io faccio la pagnotta. La faccio con lo stile di prima, okay, ma ci sono tanti metodi per farlo. C'è anche chi tipo lo prende in mano e lo mette da sotto, giusto? Sì, quando non attacca riesci, okay, oppure lo giri nella spianatoia così, però è delicatissima. Ti dico, guarda, faccio fatica a manovrarla. Vedi come attacca? Però dopo comunque sia un pochettino, cioè adesso quanto rimarrà così in palline?
due orette e mezza, tre ore. Anche a seconda. Immagino degli... che un po' si secchi ancora un po', immagino. No, perché la cassetta è fatta in modo tale che non, non faccia prendere aria all'impasto. Quindi non è una cosa che vuoi, il fatto che secchi ancora un po'. Okay. Altrimenti vai proprio a seccare la parte esterna, ma seccare che quando vai a stendere si crepa tutta come fosse una pellicola. Esattamente quello che è successo a me l'unica volta che ho provato così a caso a fare una farina, mi è successo così. Ha preso aria. Sì, una farina, una pizza. Ecco. Che bello, mozzarella. Sapete che ho un canale su Instagram in cui mi potete seguire e vedere in anteprima Matle tutti i giorni che fa la pizza? Tutti i giorni, tranne il martedì era, Il mio obiettivo di vita ormai è fare ogni giorno la pizza con Matle. Lo sapevi tu? No. Se magari mi aggiorni. Ma ha un profumo comunque pazzesco. Cioè, già solo così... Con il pomodoro di dopo sarà ancora... più buona. A quella temperatura di oltre i 400 gradi più o meno quanto ci mette a fa... Una pizza deve cuocere in 90 secondi di media. Quindi farai un 45 giri. Quindi quando vi portano la pizza con un ritardo di un'ora... C'è qualcosa che non va. Chiedeteli, senti, ma quanti clienti c'hai per farmi un'ora di ritardo per... Una... Ma quando la pizza mette sete è una questione di lievitazione non fatta? Lievitazione che non è terminata da quello che so io. O lievitazione fatta male. Ma fatta male significa che magari hai fatto i tempi sbagliati. Cioè, tecnicamente io da quel che ho testato sulle mie pizze è sempre stato causato da tempi corti. Okay. E avendo di sempre esatto, non mi sono mai voluto però azzardare a fare impasti con lievitazioni inferiori a 15 ore. Però vabbè, tu hai anche la misura giusta di lievito, perché io, te lo dicevo prima, so di ristoranti che comunque o vedono che rimangono senza, c'è troppa gente eccetera, e la fanno magari un'ora prima per cercare di servire più clienti possibili. Ma e quindi ne mettono un sacco per farla crescere veloce e poi però, resti tutta la notte. Ora dimmi una cosa, tu sei il titolare di quella pizzeria? Mm-hmm. No, non lo so. Sto parlando imprenditorialmente. Preferisci mandare a casa un cliente dicendogli guarda, ho finito le pizze perché ho avuto troppi clienti, certo. Oppure mandarli a casa con la pizza nello stomaco che se la ricordano anche il giorno dopo? Questa è la realtà, cioè io preferisco mandare a casa dei clienti dicendogli guardate la prossima volta prenotate perché certo. Purtroppo faccio un tot numero di pizze e se so che le pizze sono buone posso anche alzare il prezzo perché certo. La gente è disposta a venire a mangiare la pizza là sapendo che non tornerà a casa con il mal di pancia o con la nottata in bianco. Mm-hmm. Queste comunque sono, cioè, diciamo che la temperatura qua non, vedi che dall'inizio che ho iniziato a... Vero. Adesso sono diventate proprio ingovernabili. Dall'inizio che ho iniziato a manovrarle sì. È la temperatura. Qua ci sono anche tipo, secondo me, 27 gradi in questo momento. Qua? Potevo fare la pizza senza il lievito. Il bagnarti le mani ha aiutato un po', no? Ma quando è troppo lievitato, no. Va bene quando sta impastando, uh-huh. Ma in questo caso qui... vai a dare idratazione aggiuntiva ad un impasto che già ti sta chiedendo pietà. Però vedi che riesco in qualche modo. Rigorosamente non so se l'abbiamo già detto, ma stiamo per fare esclusivamente delle margherite. Esatto, la pizza. La signora pizza. Questa tecnica così è quello che ho imparato in falegnameria per stendere il Bostik. Tac. A 8. Esatto. Tac. Ora si attendono 2-3 ore, non sono fiscale io con la mia strategia di ricetta, guardo anche le attività che devo fare e poi si può preparare il tutto per infornare. Sarà duro aspettare ma lo faremo, a dopo. Quindi sono passate tutte le varie ore, a che punto siamo noi adesso? Allora, farina, i due tipi, sale, acqua, mescolamento, abbiamo fatto vedere impasto che è riposo. Inglobare l'aria, riposo. Dopo il riposo di frigo l'abbiamo portato fuori, l'abbiamo
steso, l'abbiamo anche impallinato, okay. Abbiamo fatto le pagnotte, ovviamente la temperatura non ci sta aiutando, però ci sono tipo 28 gradi qua dentro adesso. E adesso abbiamo le pagnotte che stiamo lievitando nelle cassette. Posso guardare, posso spiarla? Oh yeah. Com'è che si apre qua? Okay. C'è la chiave. Ma si sono attaccate, è normale? Sì. Ok. Perché con la temperatura si rilassano. Guarda Mario. Mamma che profumo che c'è fuori. Anche qui ci sono persone che dicono che la pagnotta deve rimanere bella soda. Sì. A Napoli tutte si rilassano. Ci sarà un motivo. Io non vi so dire qual è la regola. Cosa che mi dicevi di questo pelato qua che hai scelto? Link in descrizione. Allora, probabilmente lo metterò veramente. E questo qua lo tengo, non li metto mai. Io questo qua lo prendo lì. Ti dico, mi hanno detto Campani che la ricetta originale vuole che ci sia il pelato schiacciato a mano. Okay. Poi se fate come me, vi macchiate la maglia, se meglio usate ancora un mixer per due colpi non muore nessuno. Il gusto che ha questo è qualcosa di spaziale, okay, che però sulla pasta non ci vedo tanto bene. È proprio la morte sua è la pizza. Secondo me questo qua sì. Bene. Abbiamo il forno che è arrivato a temperatura, quindi possiamo preparare il pelato, temperatura tagliare la mozzarella. Di più di 400 mi dicevi, per più di 400 per la pizza napoletana. E qua siamo a un bel 420. E ti spiego anche il perché. Sì. Temperatura bassa, il forno va a seccare la pizza e non a cuocerla. Okay. Temperatura alta va a cuocerla e in 90 secondi è cotta. Sì. Quella è la regola della del forno caldo. Perché quindi il forno, anche il motivo per cui è sottile, l'impasto. Cioè la struttura che si crea all'interno, sì, è perché esplode grazie alla temperatura. Con il forno, quello di casa ai 200 gradi, 250, la secchi non esplode. Ci vuole un bel po' a cuocere. Magari hai fatto l'impasto migliore del mio, però. Non credo. Sì. Dai, allora sono pronto. Dai. Ora ci si va di mozzarellamento? Sì. Vuoi tagliare la mozzarella o schiacciare il... Io vorrei tagliare la mozzarella. Ok, sulla mozzarella dico una cosa, io utilizzo i panetti, okay, e la taglio a fettine, poi nel mentre... Panetti di mozzarella per pizza, in questo nel caso. Nel mentre stendo, non sto lì a far il prezioso, l'espresso, okay. Okay. Però non so dirvi quale sia la mozzarella migliore per la pizza, ecco. Ci sta. Se qualcuno lo sa, magari ce lo scrive nei commenti. Sarebbe bello avere un altro elemento da portare. Allora. Ok, io apro il pelato, così. Io userò questo per tagliare, così non ti rovino il coriander. Comunque lo uso anch'io per... Ah sì? Cioè, vabbè, uso lo stesso questo. Quando mi preparo il tutto... Eccolo qua. Mi dirai quanto piccolo tagliarlo. Pelato che tra l'altro questa ha una caratteristica, ha le foglie di basilico all'interno. Ah. Basilico che però non so se è genovese non lo o sarà. Ligure. Non lo sarà, però vabbè. Vado. Per la pizza va bene. Qua basta non chiamare la focaccia pizza bianca. Ok. Per il resto puoi anche usare basilico diverso. No, perché c'è chi chiama la focaccia pizza bianca, secondo me dovrebbero avere un foglio di via per... Che tocchetti vuoi che faccia? Ti faccio vedere come la faccio io. Vai. Una. Tanto il coltello spacca una cifra. Spettacolo. Sponsored by IKEA. Eccolo là. E perché poi quando vado in preparazione della pizza me le spezzo io con le dita. Figata, vabbè, faccio di Giuliano che mi piace. Occhio alle dita perché ho visto che taglia bene. Sì. Non come il maker knife, scherzo. Sai come andrebbe tagliato il tutto in cucina? Sì, mettere il... Io non ho mai imparato. Sì, io ho visto il video di Gordon Ramsay e ho detto, ah ok, adesso so il segreto, poi non sono mai riuscito a farlo. Vado a distruggere. Vai. Quindi ne stai mettendo solo uno adesso? Barattolo. O uno per volta. Tecnicamente potrei metterli tutti. Guarda, per rimanere la metto linea, qui o due... ne prendo uno più grande? No, metti qua e... Penso che ce ne stia per almeno metà pizza e poi, cioè, metà pizze. Mm-hmm. È divertente però, È molto divertente. E per rimanere un po' in tema della mia territorialità, okay, è un po' come rompere il vino. Cioè, il vino, l'uva. Ci sta. È considerato legale tagliare la mozzarella e non provarne un pezzo? Io lo faccio sempre. Anche stavolta. Non è male. Alto Adige. Per me è tutto uguale. Ne butto dentro direttamente un altro. Mi stai invidiando Mario, che sto provando la mozzarella, di la verità. Perché inizi a mangiare. Esatto. Quindi sono
solito ne prendo due, una per una e l'altra per poi usare. Perché tanto so che sennò dopo devo andare al supermercato. Fa ridere perché è verissimo. Ti dirò che non è male sta mozzarella, cioè vabbè, non sarà il massimo, ma... Ti dico, non so quale sia la particolarità che rende la pizza migliore grazie alla mozzarella. Allora, io so che cosa lo può rendere peggiore, cioè che cosa la mozzarella può rovinare per me una pizza. Se è una mozzarella super bagnata e ti rimane proprio piena di acquetta. Ah beh, assolutamente sì. Queste qua che sono apposta, diciamo, per pizza dovrebbero essere già strizzate. Fammi pensare un attimo. Però non è male. C'hai un cucchiaio dopo per mettere il... Guarda, abbiamo tutto qui. Oh, la madonna, questo qua, ottimo. È incredibile che da quando ero venuto qua l'ultima volta, dove parlavate tutto in inglese, io ho studiato per 3 anni l'inglese, arrivo qua e tutti parlano italiano adesso. Abbiamo fatto dei cambiamenti, bene. Incredibile. Che fa? Tu non sai quanto era difficile per me parlare italiano. Anzi, il primo video in cui io ho parlato italiano era il tuo. Me l'avevi detto? Proprio in quel video là mi ha detto, sai che io ho difficoltà enormi. Ma anche nel canale qualche giorno, cioè i primi video ero impacciatissimo. Pensavi di non farti notare. Bene, dai, allora, via questo. Via. Lo mettiamo dietro. Prendi il pandocarta. Ecco, così... Ho appena fatto capire. Non ho visto niente. Poi per imitare i danni ho fatto... Un po' di farina, anche qui c'è chi utilizza la semola per la stesura della pizza, chi la farina normale, chi un mix, chi niente, no. Fate come se volete. Non credo che sia quello che rende la pizza migliore o peggiore. Mamma mia, come sono eccitato! Ah, ultima cosa. Olio di Imperia. Il formaggio, perché è vero. Come ti ho detto, a Napoli una spolveratina gliela danno. Grana Padano Ambrosi. Ecco, questa qua potrebbe essere uno di quei trucchi che ti rendono... Ti danno quel tocco... Perché in effetti qua non lo usa nessuno, io non so come si apre. Paradossalmente mi sembra che lo utilizzino in Francia, sulle pizze. Allora, visto che hai citato Francia e pizza nella stessa frase, ti racconto cosa ho visto in Francia sulla pizza. Ero in un ristorante a Parigi, stavo mangiando con mia moglie, quando ad un certo punto, dietro di lei c'era la vetrata del ristorante, vedo uno che passa con il cartone della pizza in verticale. Io ho fatto... mia moglie, cosa è successo? E nel frattempo è sparito. E ancora non mi crede. Sono un po' francesi, francesi, c'è da dire anche quello. Direi che ho fatto un po'. Potevo mettere la farina di là, così la stesura veniva là, il condimento. Beh, siamo qua. Ancora in grado di farlo, sì. No? Guarda. Ah, quindi la mozzarella di là, Vuoi che facciamo cambio? No, vai tranquillo. Guarda, prendo l'ultimo e basta. Il penultimo. Pronto. Allora, pagnotte. Pagnotte. Pagnotte che con la temperatura ci stanno dicendo basta, buttami dentro nel forno, ma ti prego basta. Oltretutto anche qua sta scaldando un po'. A quanti gradi siamo, Mario? 420, sì. Ok, quindi rimane lì comunque. Momento cottura, do una spolveratina alle pagnottelle. Alle pagnotte. Okay. Per facilitarmi il distaccamento tra di esse, dalla plastica, tanto poi adesso le devo bagnare sulla farina, quindi la difficoltà è sempre cacciare fuori la pagnotta, perché anche dall'angolo comunque... Mi sembra che si stacchi da Dio però adesso. Come direbbero in Francia, c'est pas facile. Dai che ce la famo. A me sembra che si sia... Ah, proprio dentro ce la butti. Sì, adesso la ricomponiamo un po'. Questa è una cosa che non mi aspettavo proprio. Vedi? Ma che belle bolle che fa. Ora come avviene la stesura? Spingere l'aria verso l'esterno. Ok. Giro. Il bagno di farina mi aiuta a portare l'impasto verso l'esterno. Ok, quindi è come se le bolle che ci sono nel centro le butti nei bordi. Esatto, la struttura deve andare lì. Ok. Poi devo obbligatoriamente togliere la farina, altrimenti dopo ti dà, se va in cottura, ti dà l'amarognolo. Ti dico, adesso è piccina, poi
la apriamo ancora di più quando va in cottura. Qua richiudo, altrimenti si secca la parte superficiale dell'impasto. Basta anche solo così. Ah, ok, non la chiudo bene. No, no, va quindi bene. Adesso è un po' più piccola e poi quando metti tutte le robe la... La stendo nel momento in cui la metto nella pala. Ah, questo è un bel trick in effetti, anche perché magari spostandola ti si apre ancora di più e si buca. C'è il rischio, sì. Speriamo di no. Eh no, se la fai così in effetti è un bel trick. Tac. Ma sto pomodoro qua non è mai troppo, ti dico la verità. Ah, per i pizzaioli non so stendere il pomodoro come... Perché quando lo fanno, innanzitutto usano un coso tipo più tondeggiante, fanno un po'. Che però posso, ci sta. Che utilizzino quello che vogliono. Mozzarella. Prendi il basilico. L'abbiamo messo in ammollo qua. Tac, poi alla napoletana maniera. Il grana. Tac. Lo posiziono qua tipo. Sì. Il filo d'olio e. Un 6. Esatto. Piacere, c'è chi mette il basilico pre-cottura, c'è chi lo mette dopo cottura. Okay. E noi facciamo metà pizze prima, metà dopo, e dopo decidiamo qual è il migliore. Ci sta. Ora, pala, a te. Ah, così a mano? Che tieni pure. Ok. Prendo da sotto. Tac. Tac. Muovila un po'. Ok. Pronto? Prontissimo. Ce la fai il colpo secco? Fammi tu il primo, poi una la voglio fare. Ma io sono eccitatissimo. Potevo fare le pagnotte anche un po' più grandi, ma visto che... Ma guarda, a me piace mangiarne tante spesso. Com'è la temperatura? Che potremmo mettere al massimo adesso per dargli quella botta che gli serve. È sempre 4,10, 4,20. Ora l'ho messa. Vista la conformazione del forno, mi preparerei ad estrapolare la pizza tra un po'. Per girarla in modo che la parte posteriore non venga bruciata. Ti dico, di solito la migliore è sempre l'ultima. Può venire anche meglio, può venire anche meglio. Piccina, picciò. Spettacolo. Uno spettacolo. Allora, com'è che fanno gli appassionati di pizza? Sì. Forbice e tagliano il cornicione, okay, per valutarne la struttura all'interno. Noi non abbiamo una forbice ma abbiamo un coltello. Poi ti dico, poi se la mangiano fredda loro. Cosa faccio? Io la taglierei in quattro, cosa dici? Così fanno. Però già si vede che c'è struttura. Ovvio che impasto piccolo, già debole da maneggiare. Io sto letteralmente sbavando, cioè devo stare attento a non tenere la bocca aperta perché mi... Che schifo. Guarda che roba. Spettacolo. Madonna. Ditemi com'è il gusto. Andiamoci dentro, Mario. Appoggia la telecamera lì. Scotta, eh. Scotta. Scotta. Cioè, non... Mario, piglia questa che non, è non voglio esagerare. La cottura perfetta questa. Ok. Occhio perché è scottina in effetti. Il pomodoro è quello che ti frega. Che poi dici buona perché non senti più il gusto, cioè ti ha bruciato la lingua. Allora, io la prima mi devo sfogare e dirti che è strabuona. Cioè sembra proprio, mamma mia. Alla quarta che mangio ti dico se è ancora buona. Io perché adesso magari sai, dici ho una fame da notte. La fame. Io la capisco dall'impasto. No, l'impasto è perfetto, cioè perfetto, io in casa non ho mai... Senti che è morbido che è. Di solito quando le mangi in quelli che la fanno in casa sono o dure o... Il gusto è proprio... È pazzesco. Il pomodoro è... Non sono pagato per promuovere sto pomodoro qua, però... No, ma l'impasto è da paura, a parte il pomodoro che vabbè... Buono, buono. Che è proprio come deve essere. Io non ho capito quando hai capito che era pronta, però. Ad occhio, la sua fetta era proprio cotta bene. Qua vedi che è un po' indietro, perché forse dovevamo accendere la parte power, okay, un po' prima, okay, in modo che la riuscissi a girare più velocemente. Okay. Te ne accorgi ad occhio quando prende un po' di brunitura, si dice? Sì, boh, ci può stare. Altrimenti ho inventato una parola. Sì.
quando ancora bianca sarebbe un po' indietro. Okay, quindi devi diciamo che il perfetto è così. Allora, da quello che mi dice è, questa dovrebbe essere perfetta, questo qua è un po' indietro. Adesso l'obiettivo è provare a farne una che sia tutta così. E quando prendi mano con il forno... Per sicurezza io questa qua ti dico com'è. Ma hai sentito la differenza di zone? Di qua un po' indietro, di là. Il brutto qui è il fatto che sono difficili da gestire, manovrare, perché si sono rilassate parecchio, però... No, ma è pazzesca. Ci sono fatte... Quanti chilometri sono da qua a Treviso? L'impasto, diciamo, era pronto a Brescia. Gli do un po' di forma, di nuovo. Quindi schiacciamento. Guarda che bolle che fa. Detestavo quando facevo la pizza in casa, cioè in cucina, perché non stavo lì a fare il prezioso con lo schiaffo. Ok. Però la sera dopo alle 11 mi ritrovavo tutta la cucina bianca e quindi era... Vabbè, ecco, la prendo per il bordo così, senza distruggere la struttura. Ok. Ma mi confermi che questa qua, oltre che averla schiacciata a mano, non ci ha fatto niente? No, come hai visto... Tirata fuori dal... So chi aggiunge, che dice che il secondo dei segreti è aggiungere lo zucchero, invece no. Io l'ho letta da qualche parte, ma credimi, me l'ero totalmente dimenticata, me l'hai ricordata tu oggi. Non ho mai provato. Calcola che il pomodoro è tendenzialmente acido. Sì. Quindi magari se c'hai un pomodoro un po' più acido, poi... Magari questo qua non te ne accorgi proprio perché è perfetto. In effetti è veramente buono sto sugo. Mamma mia. Dove sono i commensali? Venite, venite. Per sei? Guarda il tavolo lì. Buonasera. Buonasera. Allora, noi una l'abbiamo già mangiata ed è spaventoso. Quindi è un mix di vedere il cornicione e il dentro, cioè il condimento, quanto è cotto. Esatto. Se fosse più veloce, la mozzarella non friggerebbe. In che senso se fosse più veloce, scusami? Nella cottura. Ah, ok, quindi secondo te è basso adesso come... Sembra che non siano i gradi che riporta lì a lato. Ma potrà essere che sia un po'... scarica la bomba. Quindi la cottura è leggermente più lenta. Ma te devo dire così, visto che siamo qua che mangiamo tutti e non vogliamo più fare niente di video perché ormai pensiamo solo a mangiare. C'è. Salutiamo, io ti ringrazio moltissimo. E ciao a tutti. Buona serata, se lo guardano di sera. Le mie conclusioni sono sempre molto spicce.